Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi, come da titolo, sono qui per parlarvi un po' del film di Alfred Hitchcock, Il delitto perfetto. Film del 1954, originariamente distribuito in formato stereoscopico, tecnica che trasmette l'illusione della tridimensionalità. E proprio la richiesta della Warner Bros. Di girare il film in formato stereoscopico ha creato non pochi problemi ad Hitchcock. La cinepresa era molto ingombrante e spesso e volentieri non riusciva a mettere a fuoco così da vicino come avrebbe voluto Hitchcock. Pensate che il primo piano estremo del telefono presente nei titoli di testa è stato realizzato con un telefono gigante. Per contrastare la diffusione della televisione, all'epoca la maggior parte degli studi decide di distribuire i film in grandi formati. E appunto, come ho detto poco fa, la Warner Bros. Vuole che il film sia girato con un rapporto di aspetto di 1:85:1 in widescreen, il che comporta la presenza di molti spazi vuoti all'interno dell'inquadratura. Hitchcock ha utilizzato paralumi e altri elementi in scena per bilanciare queste inquadrature molto larghe. In più, questo è stato il primo film nel quale Hitchcock ha utilizzato la pellicola Eastman Color, ma questo nuovo supporto era meno sensibile alla luce rispetto al Technicolor che era stato usato fino ad allora. Hitchcock, prima di Il delitto perfetto, aveva già sperimentato film ambientati in piccoli spazi. Pensiamo a Lifeboat del 1944, oppure al bellissimo Nodo alla gola del 1948. Nell'autunno del 1924 Hitchcock visita la Germania e sicuramente entra in contatto con una delle tante tendenze della produzione locale, ovvero la Kammerspiel, emersa proprio in Germania all'inizio degli anni 20. Caratteristica della Kammerspiel sono le poche ambientazioni e la maggior concentrazione sui conflitti psicologici dei personaggi. E lo stesso sembra aver fatto Hitchcock in questo film. Visto il poco spazio a disposizione, si è concentrato molto sui suoi attori, sulle loro espressioni, sui loro gesti, sulle loro movenze, sulle loro emozioni, spesso isolati in singole inquadrature, piuttosto che in quelle tipiche inquadrature dei film degli anni 40, con tutti i personaggi inquadrati e letteralmente incastrati nell'inquadratura. Questo è dovuto anche al fatto che la velocità della pellicola a colori non permetteva a Hitchcock di chiudere abbastanza il diaframma per avere un'elevata profondità di campo, in grado di restituire composizioni nelle quali si hanno a fuoco tutti i vari piani dell'immagine. Per tornare un attimo alla Kammerspiel, non è, come si potrebbe pensare, semplicemente teatro filmato. La base del teatro filmato è una performance dal vivo che viene ripresa da più telecamere. Telecamere che però non entrano effettivamente nello spazio dove si muovono gli attori. Con la Kammerspiel invece lo spazio del teatro diventa permeabile. Gli attori sono sì sempre bloccati nel set, ma la cinepresa può andare ovunque. Nella tradizione del teatro, poi, la quarta parete viene rimossa e occupata da noi spettatori che guardiamo lo spettacolo. Nella Kammerspiel invece, la telecamera inquadra da angolazioni che non sarebbero disponibili per uno spettatore a teatro, oppure se si trattasse di semplice teatro filmato, e può mostrare volendo anche tutte e quattro le pareti del set. Ad esempio, il tavolo da bar contro il muro viene mostrato in molte scene da questo punto di vista. A un certo punto però c'è questa inquadratura nella quale le bevande vengono mostrate in primo piano e dietro Margot e Mark vediamo il muro attraverso il quale vedevamo nelle precedenti inquadrature. Più in generale, durante la maggior parte del film vediamo l'appartamento da posizioni rivolte verso il muro con il bar e la porta d'ingresso. Però nella scena in cui Tony svela a Swan che sa dei suoi crimini e lo assolda per uccidere Margot, Hitchcock rompe lo schema e ci porta in giro per il soggiorno. Partendo dalla scrivania, Tony gira per tutta la stanza aumentando la pressione su Swan. E arriviamo alla scena nella quale Tony mostra allo stesso Swan come dovrà avvenire l'omicidio. Ecco che si passa a una visuale dall'alto, che acquista grande forza per il suo contrasto con le precedenti inquadrature che erano tutte dal basso. Notevole anche il momento nel quale Tony mostra a Swan dove nasconderà la chiave. La maggior parte dei registi riprenderebbe questo momento molto importante, magari sistemando la macchina sulla soglia della porta, oppure da un punto di vista nel corridoio, comunque vicino. Invece Hitchcock opta per uno stacco in asse, stringendo la ripresa dall'alto e giocando col senso di profondità, lasciando che una parte del lampadario entri nell'inquadratura. Nel film poi ci sono alcune inquadrature che ci restituiscono i punti di vista dei personaggi, sia di Tony che di Margot. Pensiamo alla scena dell'interrogatorio di Hubbard,
Tony esce da dietro l'ispettore e osserva Margot che sta dicendo la bugia che lui gli ha detto di raccontare. C'è poi la scena in cui il processo e la condanna di Margot ci vengono mostrati in inquadrature astratte. Hitchcock ha scelto questa resa visiva così stilizzata dei procedimenti giudiziari perché spostare l'azione in un'altra location avrebbe distrutto tutta l'atmosfera creata con fatica durante il film, all'interno del singolo appartamento. E molte inquadrature poi si ripetono nel corso del film, e non a caso. Quando hai pochi set a disposizione, una cosa che puoi fare per risultare più creativo è calibrare tutti i vari posizionamenti della cinepresa, per ripetere poi varie inquadrature e dare un'idea di quello che sta per succedere. Ad esempio, quando la polizia sta indagando sulla morte di Swan, una ripresa dall'alto ci ricorda ironicamente le prove fatte da Tony nella preparazione dell'omicidio. Oppure la ripresa dal basso dello stesso Tony sulla sedia, prima quando parla con Swan e poi dopo la sua morte. Il corridoio poi, con le scale che diventano più prominenti man mano che il film procede, perché è proprio lì, sulle scale, su uno scalino, che si trova la chiave che rappresenta la chiave di volta del film. Per non parlare poi di questa inquadratura angolata dal lato della scrivania verso la camera da letto. La vediamo la prima volta quando Tony e Swan studiano l'omicidio, poi la vediamo quando Margot esce dalla camera da letto per rispondere al telefono e sta per cui per cadere nella trappola di Tony, e infine la stessa inquadratura ci mostra più avanti l'ispettore Hubbard che prepara la trappola per Tony. Ed è quasi la stessa quando Tony cerca di scappare. Per cui che dire, ragazzi, quando Hitchcock stava girando Il delitto perfetto era molto più concentrato sul film che avrebbe girato successivamente, ovvero La finestra sul cortile. Lo stesso Hitchcock ha affermato che non si è impegnato molto con Il delitto perfetto, non aveva nemmeno tanta voglia di farlo. Cavolo, io direi che invece ha fatto un lavoro eccezionale, come sempre. Il delitto perfetto ci insegna che innanzitutto non esiste il delitto perfetto e poi che non servono chissà quali strumenti per creare un bel film. Quello che conta di più, ragazzi, è la creatività. Io come sempre vi ringrazio della visione, delle iscrizioni, delle visualizzazioni e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!